Abbiamo avvistato nuovi misteri sulla Serbian Dancing Lady nel suo gioco. Abbiamo scoperto soprattutto qualcosa riguardo alla fine che il marito della Serbian Dancing Lady ha fatto. Oh yeah, abbiamo trovato una prima pagina e anche un medikit. E qui adesso la Serbian Dancing Lady arriverà e ci prenderà tutti. Qua c'è uno dei misteri probabilmente. Eccolo qua, come vedete. Vi prenderò, c'è scritto. Certo, come no, contaci, stupida No, Dancing Lady. è prima che ci prenda, guarda qui cosa ci sta. Cosa ci sta? Guarda qui, guarda, guarda. Un'altra pagina. Queste pagine, ragazzi, vi spiego sempre perché magari c'è qualcuno che non lo sa. Servono per attirarla. Però praticamente ci danno anche delle chiavi che ci sbloccano nuove zone per capire nuovi misteri della Serbian Dancing Lady. Questo è tutto l'obiettivo nostro, capire i misteri della Serbian Dancing Lady. Qua c'è un medico. Non serve che tipo vinciamo il gioco, anche se sarebbe bello. Però dobbiamo capire quali sono i suoi misteri attraverso queste pagine, queste zone che quindi ci si sbloccano prendendo le pagine. Però lei si arrabbia prendendo le pagine, quindi Qui c'è una capite. pagina, qui c'è una pagina. Bene, però adesso diventerà molto aggressiva. E magari dovremmo cercare anche di non farci mettere le mani addosso. Qua c'è un altro medikittone. Non si può prendere. Ricordiamoci che sta qua, però, ok? Ce ne ricorderemo. Comunque, se arriva adesso la Serbian Dancing Lady, non possiamo farci niente, Ryder. Io te lo Siamo in dico. trappola, dobbiamo andare. Spostiamoci da qui, ritorniamo sotto, che ci stanno altre porte. Ma così abbiamo messo la modalità super semplice che non c'è perché io non la vedo. Vediamo il piano, infatti, come hai detto tu, il piano di sotto per vedere se ci sono altre cose. Hi, hi, hi. Questo è come fanno in Giappone, hi. Save changes. Dai. Oh, c'è la c'è lei, c'è lei. Oh, l'hai Scappiamo. chiamata, l'hai letteralmente chiamata. Infatti non devo chiamarla. Lady ci segue, non ci segue, infatti. No, secondo me, a parte gli scherzi, secondo me ci sente veramente, secondo me. Ha sentito che... No, Sì, no, no, ha no, aspetta, sentito. aspetta. Cosa? Cosa? Ce l'hai dietro, io sono dietro di... No, 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 ti prego, no, ti prego. Ah, ti prego. Ma scusa, perché non mi spawnano le chiavi? No, 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 non mi sta per uccidere. Aiuto, via, 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 via. Adesso No. vuole me, adesso vuole me, adesso vuole me, adesso vuole me. Allora calma, calma, calma. Come si apre? Con le mani. No, non fare lo spiritoso tu. Non far. No, 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 io ti ammazzo, Me l'hai attirata qui. Dunis, abbiamo trovato qualche pagina qui sotto? No, ovviamente, Ryder. Infatti mi sembra molto strano il fatto che non ci sia niente. Dai, che pizza. Allora, raga, secondo me la Dancing Lady le ha nascoste tutte le pagine. Perché sennò non capisco dove sono. Non Scusami. vuole farci scoprire i suoi misteri. Questa è la cosa che mi fa insospettire tanto. Io non capisco. Dove sono? Significa che ha qualcosa di molto nascosto che... Eccola! Eccola, guarda, guarda! Oh, una chiave, bene, grandissimo, Ryder. Adesso dobbiamo però andarcene. Via. No, mi sono bloccato. Ok, perfetto. Mi sono spaventato perché ho detto adesso magari mi sono pure buggato. Ci Un'altra mancherebbe. chiave! Un'altra chiave! Ma scusa, Qui! ma adesso spawnano tutte qua. Ma le hai messe tu? Come è possibile? Non posso metterle io. Abbiamo la chiave della caffettiera e la chiave della nurse. Nurse, che cos'è E nurse? l'infermeria. Infermeria. Quindi dobbiamo andare giù. Lei è giù. Oh E lei no, è sta lei. esattamente salendo. Perfetto. Quindi spera che puoi aprire qua. Sì, L'ho sperato perfetto. bene, Una pagina, perfetto. pagina, pagina, pagina. Però se la prendiamo se capiamo ancora di più. Però se non troviamo questa non possiamo scoprire Ah, ci i suoi picchia. segreti. Questa maiala che non è altro, anche perché ricorda davvero tanto una maiala. No, Peraltro mi hanno no. detto nei commenti di chiamarla maialona per un qualche Qui la motivo. pagina. Cosa che farò? Allora, chiamiamola maialona. Serbian Dancing Lady maialona però, ok? Quindi, dov'è la maialona dancing? Lei adesso in teoria è al piano di sopra. Guarda, 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 sta lì, eccola. Oh, ciao! Vai via, perché io non ti voglio vedere proprio! Non ti voglio vedere! Scomparisci dalla mia vista! Accipicchia a te, alla tua scrofaggine! Che schifo, è pieno di un... c'è un polipo per terra, Ryder. Non ho capito come sia possibile questa... Non si può mangiare! Smettila! Non puoi mangiare il Una polipo per chiave! te! Guarda! Prendi! Prendi! La prendo, Ferma! mi sa Fermo, che... fermo! Cioè, hai la polpo che hai preso. Ah! La polpo, ok, perfetto. Adesso possiamo andare anche a sbloccare il polpo, quindi. Siamo nell'infermeria, come ben vedete, e... C'è una chiave, hai detto? Una Ah! pagina.
una pagina che è perfetto, così ci darà sicuramente un'altra chiave qui intorno, nei paraggi ovviamente. Ma non è che magari possiamo stordirla con qualche farmaco dall'infermeria? No, tanto lei è un mostro, non è umana, quindi... Provate ad aprire qua. Ok, andiamo. Interessante. Oh, che bello, adesso possiamo anche sbloccare le nuove cose, così possiamo trovare i nuovi indizi. Ma qui si muove. Che schifo, si sta muovendo tutto, Ryder, ma che schifo. Oh mio Dio, ma che cos'è sta cosa? Io ho sentito tutto che si muoveva, andiamo via, non mi piace più. Prima no. Mi piaceva, adesso non più. E lì non mi piace neanche lei. Andiamo di qua, dobbiamo risalire. Doris, presto. Raga, sto vedendo il mistero, tranquillo. Che ho visto, praticamente c'era scritto che ci vede. È stupida, è scesa giù. Ottimissimo. Che bello. Cos'era? Non lo so, non lo voglio sapere. No, mi sa che stai risalendo, aspetta. Fermo. No, perché ti sei mosso? Criminale! Non dovevo muovermi. Non no, sei un criminale, non ce l'ho sentito. Adesso ti chiudo dentro. Vieni, no. Vieni. No, non si fa. Scappa, non girarti dietro. Scappa. Via, Ryder, ho paura. No, non è qua. Dove si scende? Dove si seguimi? Adesso ti porto io in un posto bello. Ok, dove mi vuoi portare? Ti mostro io. Tu hai 3 chiavi, giusto? Beh, sì. Allora, tu questo posto l'hai visitato? Sì, l'avevo visitato. Aspetta. Non era qui che intendevo il posto bello. È una porta che non abbiamo ancora visto e si trova al piano di sotto. Dobbiamo raggiungerla, perché lì sicuramente ci sarà qualcosa. Ok, quindi dobbiamo raggiungerla, andiamo. Eccola, è questa. È questa, ok. In teoria noi non ci siamo mandati. Dimmi che c'è la chiave, ti prego. Sì, bravissima. Prendi la pagina qui. Dove sta? Ok. Puoi prenderle tu se le trovi, mi raccomando. Basta che le prendiamo tutte e scappiamo. Oh mio Dio, che figa questa parte. Non ci eravamo mai stati. Vediamo se c'è qualche mistero qua intorno. No, ci sono i bagni che non voglio vedere. Però dobbiamo trovare tipo uno specchio. Ryder, no, vieni qua, che figata. Abbiamo trovato una piscina. Ma se cado dentro, no, meglio non cadere, dai. Perché anche perché qua c'è... No, Ryder, che inquietante. Vuole farsi un bagno con noi. No. No, che schifo. Via. Entra nello spogliatoio delle... No, dei maschi, volevo io, entra. Ryder, che cosa stai dicendo? Non si fanno queste cose. Ma tanto è vuoto, sicuramente. No, mi ha trovato. Porca svacchettona. Allora, raga, io ce l'ho dietro di me. Dove caspita devo andare, Ryder? Non si è trovato la propaggine. Non lo so dove devi andare, perché non so dove sei. Forse ti vedo, ecco. Eccomi. Vai dritto, ci sono. Va bene, allora, vabbè. Adesso dobbiamo ricontrollare. C'è un medikit, infatti. Scappa. Questo gioco è traumatizzante, Ryder. Il mio ippocampo sta diventando sempre più piccolo, perché il livello di cortisolo è talmente alto. Scusami. Cortisolo? Che? Niente, che sono... Spinto, no, questo gioco per me è infartante. Ti ho visto mentre ti dava la padellata in testa. No, mi spiace. Però adesso la lasciamo andare via. Adesso sto cercando altri giocatori, ma è stupida perché non sa che c'è solamente noi. Oh mio Dio, Ryder è veramente arrabbiata. Mamma mia, fa veramente impressione quando urlo in questo modo. Eh sì. Oh, tu ti stai curando? Mi sto curando tantissimo, Ryder. È veramente inquietante questa cosa. Cammina basso, vieni qua. Sì, cammino basso. No, perché so io dove... Ok, perfetto, adesso mi chiudo dentro così almeno... Perfetto, allora vediamo l'indizio, perché purtroppo non siamo riusciti a vederlo perché c'era lei che ci inseguiva. Farete la stessa fine di mio marito, c'è scritto Ryder, oh mio Dio! Che cosa... Eh sì, veramente che brutta cosa! Mamma mia, è inquietantissima questa cosa. No, non voglio farla sua, perché vuol dire che lei ha ucciso suo marito. Come alcuni, peraltro, ipotizzavano nei commenti, ragazzi. Cioè, molti di voi nei commenti, alcuni nei commenti avevano scritto tipo che potrebbe essere che aveva fatto fuori suo marito, roba del genere, la Seven Dancing Lady. E lei, in effetti, forse ora ne abbiamo avuto tipo la conferma, la prova. Oh mio Dio, ma ti rendi conto, Ryder, che abbiamo scoperto una nuova cosa vera sulla Serbian Dancing Lady? È una cosa molto interessante, ma una cosa molto inquietante, assolutamente, perché... Sì. Vuole mangiarci, cioè, che cosa vuole farci? Vuole torturarci? Questa è una bella domanda, non so come il modus operandi in cui ha fatto fuori il suo marito. Dovremmo scoprirlo, ma magari non diciamo... Io so, con la padella, per forza. C'ha una padella in testa che ce la tira sempre.
una padella. Ah, tu dici che con quella padella con cui ci picchia ci cucina anche. Oppure con il coltello quando balla, può essere che lei fa il balletto e quando sta per uccidere qualcuno, quindi hai ragione, perché se tu ci pensi lei ci tira il coltello a volte. È vero, è vero, lei ci tira il coltello, raga, è vero, caspita. Vedete che questo è sempre di più il gioco della Serbian Dancing Lady. Cioè, non è che è solo una cosa inventata. Cioè, veramente lo sospettavano tutti. E quindi è per questo che, cioè, lo sospettiamo tutti, perché c'è ancora molto interesse per questo gioco. Quindi dove caspita è finita? Si sta davvero facendo il bagno, Ryder. Ritorniamo sui nostri passi. Però scusami, dobbiamo trovare le ultime due pagine. Dovremmo almeno. Raga, sta qua la lady. È proprio qua fuori dalla porta. Mi sa che vuole aprire la mia porta, ragazzi. Aiuto, ho paura. Perché ha ucciso Ryder e qua fuori. Ryder, no, sta ancora lì? Te la sto trattenendo, sto cercando di farla distrarre. Se n'è andata. Oddio mio, quindi posso uscire? No. Sì, ma non devi correre. Abbassati, cammina basso. Sì, cammino basso, però io sto sentendo i suoi rumori. Sì, anch'io. Ulis, secondo me lei ci sente. Ho capito, io sono seduto. No, secondo me lei ci sente proprio a noi che parliamo. No, ti prego, cacchio. No, non mi dire, caspita, che paura che ho. Non voglio che lei ci senta. Anche perché poi lo scorso video di questo gioco avevamo capito che lei ci sentiva, ma non capiamo come. E poi secondo me non è possibile che lei ci senta. Sta fuori dalla tua porta. Sta fuori dalla mia porta, mio Dio. Sta fuori dalla porta. Ma vuole entrare, no. Tipo. No, non mi dire. Oh, che spavento che mi hai fatto prendere. Che spavento. Brutto, stupido. Guarda che io mi sono cagato addosso in una maniera unichissima. Oh mio Dio, mi ha ripreso di nuovo. No. No. Che pizza. Allora dobbiamo ritornarci per capire gli altri suoi misteri. E dobbiamo anche capire come caspita si vince il gioco. E cosa succede quando si vince il gioco contro questa Serbian Dancing Lady. Dobbiamo capirlo. Scriveteci se volete vedere un altro episodio. E noi ci vediamo al prossimo mistero. Iscrivetevi e lasciate like.